dovesse rinunciare al tiro, Marković lo ritrova sul perimetro. Certo, avrebbe sentito di più il pubblico sugli spalti. Potenziale gioco da tre di Totè. Vinse a Teramo. L'appoggio al tabellone da parte di Alibegović. Rinelli ci ha preso gusto, questo però va corto. Il rimbalzo offensivo garantito da Hunter. Abbas per il 24-8. Alzare i ritmi non dovrebbe essere la migliore idea per la Fortitudo. Dall'angolo sull'assist di Banks dopo aver toccato il meno 16. Alle hoop per Hunter che decolla sull'invenzione di Teodosic. La parte opposta rispetto al blocco, arresto, tiro e canestro per Adrian Banks. Si vede che deve aspettare i compagni. Banks da lontano, è la bomba del meno 6. Essere per la Virtus, perde il pallone in volo Bellinelli e allora c'è spazio per l'ultimo tentativo di Aradori ed è il canestro del pareggio. Ancora in estensione Hunt con le Banks. Palleggio, arresto, bomba! Più 6 in questo derby. Dopo il recupero Wims, tripla frontale, meno 1. Torna a segnare da 3 la Virtus. Un grande in bocca al lupo al serbo. La speranza che non sia niente di grave, anche se ora il dubbio viene. Intanto Abbas, che però mette la palla nelle mani di Hunt, tripla del sorpasso firmata Adrian Banks. Fuori schiaccia a terra per Hunt che era in compagnia di Teodosic, poi tira in corsa sulla sirena, torna indietro, così deve uscire per chiuderlo. Teodosic approfitta di una difesa completamente sbilanciata. In un momento del genere della partita, grande idea di Totè che vede il taglio backdoor. Paiola per l'uscita di Bellinelli che gli restituisce il pallone, è la bomba del più 7. Finisce così 81-73, onore ovviamente a un'Aquila che ha combattuto.